La revoca della delibera relativa alle ERS ed un test immediato sul campo per sapere se davvero non ci siano in città giovani coppie interessate ad acquistare casa a prezzi calmierati. Duplice la richiesta del Partito Democratico a Nocera Inferiore dopo la risposta ottenuta all'interrogazione sull'argomento. Sorpresa, ieri pomeriggio ci risponde l'assessore, che sbugiarda, se oserei dire, la dichiarazione del sindaco del giugno scorso, del giugno precedente, in quanto ci riferisce che probabilmente quella stima di fabbisogno era una stima non reale, statistica, meramente statistica. Ci dice che il procedimento avviato era un procedimento, diciamo, perlomeno, come dire, insomma, anomalo. Quindi sbugiarda anche il dirigente del settore e ci fa capire molto chiaramente, quindi non celando l'intenzione, io credo dell'assessore, non so se a questo punto anche di tutta l'amministrazione, della giunta tutta, del sindaco anche, ci fa capire chiaramente che non si ha intenzione di procedere perché ci si nasconde dietro il piano territoriale di coordinamento provinciale, le procedure che impediscono varianti urbanistiche se non per opere pubbliche di estremo interesse, dimenticando che il piano casa è in deroga ogni strumento urbanistico. Allora su queste due sono le cose. Innanzitutto verificare, noi lo chiederemo ad Oras con una manifestazione di interesse pubblico, se veramente a Nocera non ci sono giovani coppie che hanno bisogno, hanno voglia di farsi una casa a prezzi calmierati. E seconda cosa, se l'amministrazione è talmente convinta che quel procedimento non possa andare avanti ma deve entrare in una procedura rispetto al piano regolatore, al piano urbanistico comunale, se, allora le delibere si revocano, quindi prendessero la responsabilità di tornare in consiglio comunale e portassero la revoca di quella delibera di consiglio comunale che, voglio ricordare a me stesso, ebbe un percorso all'unanimità nella commissione urbanistica di allora e anche in consiglio comunale fu votata a stragrande maggioranza dei presenti.